Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Un ringraziamento a tutti quanti presenti. Siamo qua in un giorno importantissimo. Oggi sono 150 anni da quando un manipolo di uomini concluse il percorso per unificare l'Italia. E soprattutto, e questo è il motivo principale per cui noi siamo qui adesso come radicali italiani, dare un taglio al potere temporale della Chiesa, chiaramente lasciando la possibilità del potere spirituale. Noi quindi siamo qui questa sera per fare una fiaccolata in un senso anticlericale come radicali italiani, e io mi sono permesso non di mascherarmi, ma di mettermi un cappello che ricorda gli uomini che hanno dato la loro vita per questo processo di libertà. E io non sono stato un bersagliere, però i bersaglieri per me sono sempre nel cuore, perché mi sono sempre stati rappresentati come una forza dell'esercito che ci ha dato la libertà. Quindi io per questo evento mi sono permesso di farmi crescere la barba in tono risorgimentale e di mettermi questo cappello in onore a quegli uomini che poi sono, molti di loro sono listati, elencati qua dietro di noi. Io sono consigliere del secondo municipio, quindi questo qui è anche un territorio che conosco molto bene, e volevo quindi in questa occasione, oltre a chiaramente ringraziare tutti quanti voi, ricordare questo evento, e passo volentieri la parola al segretario dei Radicali Italiani. Passo la parola a Giulia Crivellini. Grazie. Siamo qui anche quest'anno in tanti. È una manifestazione importante, non è solo un ricordo, un festeggiamento, diciamo tra virgolette, ma è la continuazione di iniziative, di battaglie, di lotte che non solo vogliono affermare, riaffermare come ancora oggi ci siano tanti privilegi che la Chiesa ha, lo abbiamo fatto con iniziative politiche, con iniziative giudiziarie, siamo stati anche riconosciuti in questo dalle giurisdizioni internazionali, ma lo facciamo perché crediamo che oggi le lotte per la laicità dello Stato siano in fondo lotte di libertà. Io ricorderò man mano durante questa serata alcune delle cose che in questi anni abbiamo portato avanti come radicali, non solo. Passo però subito la parola al consigliere regionale di Europa Radicali, Alessandro Capriccioli, e ricordo che Alessandro nel 2017 era proprio qui a invitare Papa Bergoglio a prendere la tessera di Radicali Italiani, di Radicali Roma, e che quindi è un percorso che continua e che non si è mai fermato. A te Alessandro. Grazie Giulia, grazie a tutti, non ho una bella barba di Giorgio Andreoli. Tre anni fa eravamo qua con le tessere di Radicali Italiani e di Radicali Roma per Papa Bergoglio. Al di là della provocazione, perché eravamo qua con quelle tessere? Perché questo secondo decennio del millennio per noi si è caratterizzato con una novità rispetto a quello che era successo qualche anno prima. Abbiamo fatto e stiamo conducendo delle battaglie insieme al fronte dei cattolici. Alcune volte siamo solo noi il fronte dei cattolici a condurle insieme, mi riferisco alla battaglia sull'immigrazione, a quella sulle sacche estreme di povertà che ci sono nelle città.
e perché invitavamo con quella tessera Papa Bergoglio, dopo aver sposato queste battaglie, anche a sposare la battaglia anticlericale. Anticlericale, io lo ricordo, lo dico sempre, non significa essere contro la religione o contro la Chiesa, significa essere contro il potere temporale della Chiesa, che nel nostro caso significa essere contro i privilegi che conosciamo, quelli che riguardano l'8 per mille, quelli che riguardano ancora le imposte che si pagano sugli immobili e le imposte che si pagano su alcune attività produttive. Noi siamo stati all'inizio di questo millennio in un grande scontro con tutto il mondo cattolico. Giulia ha parlato di alcune battaglie, ricorderei per esempio quella sulla fecondazione assistita, che è stata a metà dell'inizio degli anni 2000 un grande scontro che ci ha visto contrapposti, e con la stessa franchezza, con la stessa onestà siamo stati al fianco di queste organizzazioni invece per quello che ci univa. Io credo che questo ci renda, come dire, al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni sospetto, perché noi siamo capaci di riconoscere valore e anche di offrire collaborazione, di ricevere collaborazione a questo mondo quando è il caso, ma con la stessa fermezza ribadiamo che i diritti devono essere diritti uguali per tutti, che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B per motivi religiosi, per nessun altro motivo, ma per motivi religiosi, che non ci sono imprenditori di serie A e imprenditori di serie B, che non ci sono proprietari di immobili di serie A e proprietari di immobili di serie B, che non ci sono neanche religioni di serie A e religioni di serie B. Qua oggi, non, visto l'orario, non ci sono gli amici pastafariani che ci hanno sempre in quel modo spiritoso e divertente ricordato che la libertà di culto non può diventare un monopolio, non può diventare un oligopolio. Quindi questa manifestazione è pienamente anticlericale, che non significa contro la religione, ma significa, secondo me, per la religione, per la libertà di religione, per la libertà di svolgere impresa e di essere cittadini malgrado la religione. Noi lo rivendichiamo con la stessa onestà con cui siamo capaci di fare delle cose insieme. Grazie a tutti e passo la parola non so a chi, ma adesso qualcuno me lo dirà. Grazie, sanifichiamo, grazie a tutti per essere qui, grazie a tutti per essere alla fiaccolata anticlericale organizzata da Radicali Italiani. Io nel mio intervento non toccherò le questioni economiche che tutti conosciamo e che fanno sì che cresce il potere del Vaticano, quindi non interverrò sull'8 per mille, non interverrò sulla questione dell'ICI, sulla questione degli insegnanti di religione e sul concordato, ma mi soffermerò sulla questione politica, cioè su come il Vaticano e le gerarchie ecclesiastiche continuano ad avere una grossa ingerenza sulla vita istituzionale nazionale e sulla vita istituzionale locale di questo Paese. Partendo da un ricordo di un'altra fiaccolata che facemmo nel 4 dicembre del 2007, noi radicali insieme al nostro leader Marco Pannella, insieme agli amici dell'UAR, insieme ai compagni socialisti e insieme agli amici del Mario Vieri. Eravamo lì al Campidoglio nel 2007, per l'appunto il 4 dicembre, per manifestare, guarda caso, per la calendarizzazione di una delibera di iniziativa popolare, che è la delibera sul registro delle unioni civili. Eravamo in piazza del Campidoglio tutti insieme per un'altra fiaccolata, per chiedere all'allora presidente del Consiglio Coratti di calendarizzare quella delibera di iniziativa popolare. Era il 2007, era l'anno del governo Prodi, era l'anno della nascita del Partito Democratico, era l'anno della sindacatura Veltroni, era l'anno che tutti ricordiamo come l'anno in cui il DDL Bindi-Pollastrini proprio sulle unioni civili venne fermato dall'ingerenza del Vaticano. Proprio partendo da quello stop dell'ingerenza vaticana, noi dell'Associazione Radicali Roma, insieme ai socialisti, insieme all'UAR, insieme ai compagni del Mario Meli, iniziamo una raccolta firme che ci portò a depositare verso settembre-ottobre del 2007 circa 10.000 firme sul registro delle unioni civili.
Lottammo tanto per avere quella calendarizzazione ad opera del presidente Coratti, lottammo tanto per avere il voto, che a me andò male, però bisogna ricordare quel momento soprattutto perché a Roma era un atto simbolico approvare quel registro di unioni civili. Iniziammo con la giunta Veltroni ad avere un'interlocuzione, iniziammo ad avviare un percorso per far sì che per la prima volta in Italia ci fosse un registro di unioni civili nel comune. Purtroppo il Vaticano, accorgendosi del disastro su cui molto probabilmente non voleva mettere bocca, anzi voleva mettere bocca per far sì che quel registro non venisse approvato, iniziò ad intervenire attraverso degli articoli sull'Avvenire, iniziò ad attaccare il Comune di Roma e l'istituzione giunta comunale. Il 10 dicembre uscì un articolo sul Corriere della Sera, Corriere della Sera nazionale. Questo articolo riportava un incontro che ci fu il giorno prima, il 9 dicembre, tra il Cardinal Bertone e il sindaco di Roma Walter Veltroni. Il Cardinal Bertone disse al sindaco: questo registro delle unioni civili non sa da fare. Era il periodo in cui Ruini, in cui il Cardinal Bertone non facevano altro che dettare l'agenda politica dello Stato italiano e del Comune di Roma. Era il periodo per loro più consono, perché venivamo dalla sconfitta della legge 40, dalla sconfitta del referendum sulla legge 40. E quando intervenne Bertone, quando quella notizia fu ripresa dal Corriere della Sera, i giochi cambiarono. Veltroni non ne volette sapere più nulla. Andammo in aula, sì, su quello ce la facemmo, ma la delibera di iniziativa popolare fu bocciata, sia quella popolare che quella consiliare. Questo per dirvi che oggi molto probabilmente quell'ingerenza vaticana sulla politica è meno arrogante, ma c'è. Perché dico che c'è? Perché sono 7 anni che il Parlamento, che in Parlamento c'è una proposta di legge su cui sono state raccolte tantissime firme per il fine vita, e il Parlamento non ha dedicato un minuto del suo tempo per discutere di quella legge, di quella proposta di legge, nonostante il grande impegno dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, Mina Welby con le loro disobbedienze civili, nonostante la Corte Costituzionale, nonostante i tribunali italiani. Questo vi fa capire che molto probabilmente rispetto al 2007 sono meno, come dire, arroganti, hanno meno spazi in televisione, ma non vuol dire che non influiscono nella politica italiana e non influenzano la vita parlamentare italiana. Per questo siamo qui, per questo siamo a festeggiare i 150 anni della Breccia di Porta Pia, e per questo è importante, soprattutto politicamente, non indietreggiare di un millimetro. Proprio per questo vi dico che il prossimo passo è quello di chiedere nuovamente, insieme all'Associazione Coscioni, insieme a tutte le associazioni laiche di questo paese, la calendarizzazione della battaglia sul testamento biologico e sul fine vita, perché questo è uno Stato laico, ed essendo uno Stato laico il Parlamento non si può tirare indietro. Grazie. Buonasera a tutti, oggi l'hanno detto in molti, dovremmo essere qui a celebrare ufficialmente quella che è una ricorrenza importante. Si è celebrata l'Unità d'Italia e invece oggi, 10 anni fa, adesso invece si vota. Questo la dice lunga su quello che è il problema del 20 settembre. Noi accendiamo le fiaccole radicali proprio perché quando si parla di laicità dello Stato le fiaccole radicali sono sempre accese, e anche stasera siamo qui per questo, per rivendicare quello che è un tema fondamentale, quello della laicità dello Stato. Ovviamente non significa essere anticlericali, lo diceva Alessandro prima, essere contro la Chiesa, contro la spiritualità, contro la morale della Chiesa quando rimane su un piano individuale. Significa cercare di togliere dalle istituzioni invece quelle pressioni che, diceva Massimiliano, possono essere anche arroganti e possono determinare la politica di un paese. Storicamente l'hanno detto i sociologi, lo diceva Weber, no? Lo hanno detto anche altri, uno ci ha lasciato da poco, Pellicani: l'incidenza del potere ierocratico totalitario della Chiesa
ha determinato, quando è venuta meno, lo sviluppo della nostra società moderna. Questo è successo, è storia, è ormai acquisito, e però continuiamo a non dargli il giusto valore, mentre è stato un grande risultato, un risultato che continua quotidianamente a essere messo in discussione. Quando noi sentiamo delle nostre proposte che non vengono calendarizzate, queste nostre proposte al contrario rispondono a quello che succede quotidianamente. Quando succede, è successo a luglio, che un parroco, nel celebrare civilmente un matrimonio fra due persone dello stesso genere, poi è costretto a dimettersi, stiamo conoscendo un fatto che molto grave, perché mette sullo stesso piano il piano individuale, spirituale e morale col piano invece civile, la possibilità per un cittadino di celebrare un matrimonio. Questa cosa qua in Italia succede sempre, succede sempre a danno delle donne, per esempio. Oggi sentivo, si parlava dei metodi di contraccezione, succede sul fine vita, sono cose che continuano a succedere nonostante le buone intenzioni, le buone parole che vengono spese spesso anche dai pontefici. Francesco, è vero, lo diceva Alessandro Capriccioli, Papa Francesco ha fatto molto anche sulle nostre battaglie e quindi è intervenuto pesantemente a favore delle nostre battaglie, e però delle cose continuano a non cambiare. Massimiliano non ha toccato volutamente il tema del 2 per 1000, ma ogni anno, dell'8 per 1000, ogni anno 700 milioni di euro vengono dati alla Chiesa e quindi tolti agli altri che civilmente, in un paese civile, vorrebbero contribuire al paese in maniera civile, laica, e non lo fanno perché non hanno le possibilità, le facoltà. Questo è un tema. Papa Francesco ha sempre detto che le istituzioni commerciali, cioè le realtà commerciali, devono pagare la TASI, devono pagare l'IMU, non devono fare concorrenza sleale alle altre imprese, e però questo continua a succedere. E questo è un tema che riguarda per esempio un'associazione territoriale come la nostra, che di questo si occupa. Tutto questo non è giusto, ci sono 280, più o meno, le censivamo nel 2016, realtà imprenditoriali che continuano a evadere le tasse. Addirittura alcune, in gran parte, non hanno la partita IVA, non hanno il codice fiscale, sono sconosciute. La sindaca dice di voler combattere questo fenomeno, non è avvenuto. Quando parliamo di laicità dello Stato, parliamo di questo. Ed è un tema che ci riguarda tutti e ci riguarda tutti molto, molto da vicino. E quindi è importante oggi, in particolare oggi, celebrare una festa. Ovviamente in quell'occasione morirono delle persone, non si celebra ovviamente una battaglia, si celebra il valore di quella battaglia, che è un valore per la nostra civiltà fondamentale. Non stiamo parlando di Roma, non stiamo parlando dell'Italia, stiamo parlando del mondo. E quindi teniamo alte quelle fiaccole e cerchiamo sempre, quando si parla di diritti, di farci sentire. Grazie. Grazie a Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma. Con Alessandro Massari, che invito a venire a prendere la parola, diciamo sempre che i diritti economici non sono tali se non hanno anche un risvolto di diritti civili, cioè sono strettamente legati economia e rispetto dei diritti umani. A te, Alessandro. Infatti i diritti costano innanzitutto la capacità di essere coerenti, e noi con coerenza, nonostante un Papa nuovo che abbia portato una visione diversa della politica in Italia, siamo ancora qui a rivendicare laicamente diritti e libertà. E Giulia ha già parlato anche Massimiliano, gli aspetti economici che sono connotanti i privilegi che sono stati concessi storicamente alla Chiesa permangono, nonostante questa nuova reggenza, tecnicamente reggenza, del Papa. Però, così come ha già detto Alessandro Capriccioli, vorrei dire che essere anticlericale non vuol dire essere antireligioso, anzi, io per esempio ho un sentimento religioso forte, io credo fortemente nella libertà, ed è il motivo per cui ritengo che 150 anni di Stato italiano nella libertà conquistato abbia poi conosciuto un momento di regresso, quando le dittature hanno fatto un passo indietro, siglando dei patti, i patti che neanche la Repubblica è stata capace, una Repubblica democraticissima non è stata capace di tornare indietro, e quindi tante volte,
tantissime volte abbiamo visto dei politici ginoflettersi di fronte agli ecclesiastici, rendendogli molto più semplice la vita. E in un momento in cui noi ci siamo trovati a batterci contro una Chiesa che prendeva posizioni politiche e andava ad influenzare ad esempio l'esito referendario, noi tornammo in Parlamento grazie a una battaglia referendaria nel 2004 per la procreazione medicalmente assistita, e Ruini, andando a utilizzare la legge contro il diritto, sostanzialmente non autodenunciandosi come noi, ma facendo campagna elettorale dal pulpito, convinse gli italiani a far fallire il quorum. Io, fortemente schierato per il no, sono felice che la Chiesa non abbia detto nulla in ordine all'assetto istituzionale del nostro Stato. Questa è una cosa importante, così come è importante che un Papa come quello attuale, che ha saputo battersi al di fianco degli ultimi concretamente, non abbia avuto all'interno della propria struttura gerarchica, perché tale è la Chiesa e il clericalismo, perché si basa su una gerarchia, di fronte all'omicidio di un prete che come noi stava di fronte agli ultimi, ucciso da un extracomunitario, abbia tacitato le tentazioni di sobillare la pancia sovranista che molto spesso si camuffa con tradizioni cattoliche. I rosari di Salvini li troviamo in mano a Salvini, che usa strumentalmente degli strumenti clericali, e i preti per fortuna non lo fanno più. Ma avete sentito quante battaglie dobbiamo fare ancora perché si possa convincere anche il vertice di questa Chiesa, anche il re, il Papa Re, quello contro il quale ci si batteva 150 anni fa, perché non solo per conquistare il diritto alla buona morte ci possa essere uno schieramento e una presa di posizione esplicita, ma su una battaglia apparentemente minore, che pure fa parte del nostro DNA, l'aborto, la RU486. Abbiamo ancora la Chiesa che ritiene sia legittimo fare quello che sta accadendo a Torino, dove una persona che fa parte del comune senza nessuna competenza sanitaria non ha diritto di parlare, non perché non ci sia il diritto del cittadino, ma perché come membro delle istituzioni non ha competenze che sono condivise tra Stato e Regione. Se lo Stato decide che è possibile fare il ricorso all'RU486 in modo non ospedalizzato, ebbene questo è bene che venga considerato un'indicazione per tutti i cittadini, compresi i clericali che vogliono impedire ancora diritti e libertà. Ed è per questo che io con gioia festeggio con voi i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'anticlericalismo, ma non l'antireligiosità, perché come detto credo nella libertà, anche nella libertà dei cattolici, di essere ancora una volta insieme a noi. Grazie. Ma oggi, mandandomi questo messaggio, come anche quest'anno l'informazione abbia totalmente oscurato, a eccezione fatta per alcuni interventi in qualche quotidiano, diciamo, particolarmente illuminato in questioni di laicità, abbia appunto oscurato questo appuntamento così importante. Addirittura oggi alle 11.30 il Comune di Firenze ha deciso di celebrare questa ricorrenza con una messa cittadina. Fa ridere se non fosse drammaticamente vero e se non ci desse la cifra di quanto ancora occorre fare. Sono collega di Giorgio qui sul secondo municipio anch'io, rappresento Volt, ma informo Alessandro Capriccioli che sono anche pastafariano, quindi in minima parte, anche se non ufficialmente, anche pastafariani sono con voi stasera. Il tema della laicità è un tema che non viene affrontato da molto tempo e forse in Italia non si è mai affrontato. Oggi, ora poco fa ci ricordava, si diceva che c'è una santa messa nel comune di Firenze, ma io mi ricordo 10 anni fa, sindaco Alemanno, per la stessa ricorrenza proprio oggi, invece di far suonare l'inno d'Italia, l'inno di Mameli, fece fare messa al cardinal Bertone a poche centinaia di metri da qui. E allora qui c'è un problema di laicità. C'è un problema se le istituzioni italiane di uno Stato formalmente laico hanno più paura ad affrontare il tema delle stesse istituzioni dello stesso Papa. Il Papa ha il coraggio di essere più laico delle istituzioni di uno Stato laico. Signori, abbiamo un problema.
La laicità è un tema che noi non riusciamo ad affrontare da 150 anni e alla laicità ci possiamo arrivare, ci può arrivare per la filosofia, ci si può arrivare attraverso la politica, ci si può arrivare attraverso la religione. Anche la religione stessa ti diceva dai a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Cavour, che un minimo tutti noi conosciamo, da giovane era considerato dal governo dei Savoia un pericoloso rivoluzionario. E io vi dico che le sue parole a 150 anni di distanza sono ancora rivoluzionarie. Libera Chiesa, il libero Stato. È stato chiesto se volessi dire qualche intervenire in una di queste manifestazioni in cui, non lo so, penso sono decenni che cerco di partecipare. Credo che questa sia una di quelle momenti di riflessione più misconosciuti ma più importanti per la comunità radicale, soprattutto per quella fiammella che tutti noi in questo momento abbiamo, di tenere vivo un argomento che si sta inabissando ma conserva una centralità irredimibile per chi vive in questa città, ma per gli italiani. Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, il rapporto con la religiosità, con come le religioni impattano sul nostro vivere civile rimane centrale e è impossibile non confrontarcisi quotidianamente, anche per le piccole cose o per le grandi cose. Non so a chi è capitato, ma chi vive una spiccata laicità e vuole o vuole ricordare i propri defunti in luoghi che non siano le chiese, a Roma, la capitale d'Italia, si trova a doverlo fare al tempietto egizio in posti assolutamente inidonei a riconoscere, a ospitare in maniera adeguata un momento di raccoglimento di tipo laico. Quindi anche nelle piccole cose, anche nella per esempio nell'approccio amministrativo, ci sono tanti momenti in cui la laicità è dirimente, uno spazio laico che non è di esclusione verso la religione ma di inclusione verso chi la pensa in maniera differente da noi per visioni religiose o semplicemente non ha scenario di tipo religioso. Ma quello su cui riflettevo maggiormente, tra l'altro è vero, non se ne parla nessuno, però se qualcuno oggi aveva aperto la storia, cioè con dei bei momenti di racconto di questa breccia, di come in qualche modo l'episodio bellico sia in realtà pochissima cosa, ma il portato simbolico e politico è stato enorme. Ecco, uno degli elementi più centrali in cui forse noi dovremmo lavorare l'anno prossimo, dico anche al segretario, forse provocatoriamente farlo, è chiedere di poter celebrare questo momento con qualche cardinale di Roma o perché no con il Papa. Perché aver liberato e liberare, continuare a lottare per liberare in questo caso la religione cattolica da addentellati nelle leggi civili, cioè eliminare gli strumenti per cui sei forte non perché convinci le persone, non perché le persone aderiscono alla tua visione del mondo e fanno della loro libertà aderendo al tuo credo nell'espressione massima del sentimento religioso, ma semplicemente perché vige un principio di eccezionalità o di privilegio, perché tu intercetti risorse o hai delle sovrarappresentazioni del tuo sentimento religioso. Ecco, ogni elemento anticlericale, questo sì, di spoliazione e normalizzazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, di eliminazione dei privilegi, in primo luogo è un avanzamento per la religione cattolica. Ma comunque questo fatto storico è uno degli elementi qualitativamente più importanti per la religione cattolica. Volevo cogliere l'occasione per spostare un attimo l'accento di questi 150 anni. Ogni riflessione fino in questo momento è passata sull'aspetto
religione, clericalesimo, fine del potere temporale della Chiesa. Ma 150 anni fa correva il 1870 ed era la fine di un decennio che ha visto col 1860 l'inizio dell'Unità d'Italia. Con il 70 si chiude quella procedura. La storia ci consegna un'Italia unita, ma nei fatti quest'Italia non è mai stata una. Una nazione, un popolo che brillavano per cultura, per economia, per essere un paese avanzato nel cospetto internazionale, si è ritrovato tuffato nel passato, nella povertà, nella delinquenza che è passata attraverso il brigantaggio per poi arrivare al governo e alla supremazia delle mafie sopra lo Stato. Ecco, io voglio sperare che festeggiati i 150 anni della fine del potere temporale possiamo cominciare a festeggiare l'inizio di una effettiva unità d'Italia anche da un punto di vista economico e dei diritti per tutti i cittadini italiani, che possono godere della stessa assistenza, della stessa previdenza, delle stesse cure che lo Stato italiano dà a tutti gli altri. Vi ringrazio, buon 20 settembre. Bravo per le rassegne stampa. Buonasera a tutti, sono felice di trovarmi per la prima volta qui in questo luogo il 20 settembre, e sono doppiamente felice perché questa volta è il 150° anniversario. Mi sarei aspettato anch'io una celebrazione un po' più visibile da parte dei mezzi di comunicazione e tutto quanto, però insomma questo è. Il 20 settembre del 1870 bastò un colpo di cannone per aprire questa breccia e l'Italia finalmente ebbe come desiderio, aspirazione di tutto il movimento risorgimentale, la sua capitale collocata qui a Roma. Fu la fine del potere temporale del Papa, della Chiesa, e fu una fine che venne anche ben accolta da moltissimi, da decine di migliaia di ecclesiastici. Questo è stato il motivo per cui Pio IX decise di arrendersi quasi subito per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Ed è molto doloroso pensare che rispetto a quel periodo in cui c'era tanta parte della Chiesa che era concorde e favorevole a questa unificazione di Roma al corpo dell'Italia, oggi invece continui a vedere alcuni e alcune manifestazioni come quella che è stata detta, ricordata poco tempo fa, di Alemanno, in cui praticamente si sono ricordate le vittime del lato papalino. Ora i morti sono tutti degni di pietà e di dimensione, però ricordare solo quelli di una parte invece di quelli dell'altra è sinceramente un processo di revisione che non è possibile accettare. Dopo il 20 settembre del 1870 l'Italia era costituita dal 95% di cattolici praticanti. Questo aveva indotto già Vittorio Emanuele II ad essere prudente nel chiedere e nell'ottenere Roma come capitale d'Italia, perché non avrebbe voluto ritrovarsi poi contro questa massa così imponente di cattolici che permeavano tutte le istituzioni. Ma per fortuna questo non avvenne, e lo stesso Pio IX sostanzialmente chiese agli italiani di non partecipare alle elezioni politiche, ma di partecipare alle elezioni amministrative, comunali, provinciali, che servivano poi a far andare avanti comunque il paese. E questo consentì poi alla sinistra di giungere al governo della neonata nazione italiana, e con Francesco Crispi nel 1895 stabilire che il 20 settembre sarebbe stata una festa nazionale. Festa nazionale che è durata fino al 1931, quando con i patti lateranensi
quel bel simpatico signore che rispondeva al nome di Benito Mussolini decise di cancellarla. E questa è una vergogna che noi dovremmo cancellare. Quindi io chiederei a tutti quanti di farsi portatori di un rinnovato spirito risorgimentale, ma anche per rivalorizzare il valore di Roma, per dare, di ridare valore a Roma, che è stata definita in modi veramente biechi e indecenti, in particolare dalla Lega in giù, come vera e morale capitale d'Italia. Questo per mettere di nuovo l'accento sui valori risorgimentali che non possono essere dimenticati, soprattutto in un periodo in cui con le autonomie differenziate si cerca di spaccare il paese, di renderlo difficilmente governabile, di bloccare, abbiamo sentito quante volte i governatori nel corso di questa epidemia, di questa pandemia di Covid, hanno tentato di dire nella mia regione non faccio entrare persone che vengono da altre regioni d'Italia. Ecco, questo tentativo va assolutamente rintuzzato, perché l'Italia deve rimanere una, anche se nel rispetto delle differenze e di certe autonomie che però non devono essere tali da compromettere il rispetto degli stessi diritti di cittadini italiani che risiedano in regioni diverse. Quindi ci deve essere questa ripresa di questo spirito, ci deve essere una ripresa della laicità dello Stato, perché uno Stato senza la laicità diventa come l'Iran, uno Stato etico in cui il peccato diventa reato. Questo è un pericolo che non bisogna correre. Le istituzioni religiose devono avere la loro libertà, ma sono tutte di pari dignità, come è già stato detto. Non ci deve essere il prevalere di una religione sull'altra, come avviene con l'8 per mille, con la famigerata suddivisione dei contributi dell'8 per mille, che praticamente fa arrivare alla religione cattolica il 70% e passa delle risorse che vengono raccolte in quel modo. Questo deve essere un altro obiettivo, quello di riformare la legge dell'8 per mille, per cui le religioni prendono esclusivamente l'8 per mille di coloro che firmano per quella religione, cioè bisogna eliminare quella suddivisione dell'inoptato tra quelli che hanno preso di più, che porta poi al paradosso che la religione cattolica raggiunge il 70%.